La religione, secondo Karl Marx, nel testo per la critica alla filosofia di Hegel, punto introduzione, che era il testo che fu pubblicato all'interno dell'unico numero degli Annali franco-tedeschi nel 1844, Marx fa riferimento alla religione sostenendo che il problema della religione è che essa è la proiezione di un mondo, del mondo, perché l'uomo crea la religione, ma a sua volta l'uomo vive in un mondo, lo Stato, la società civile, eccetera, un mondo che è un mondo capovolto. Quindi la religione non può che essere un'espressione capovolta del mondo. Allora, bisogna poter criticare la religione, perché la critica alla religione diventa critica al mondo, alle ingiustizie del mondo. La religione è, testualmente dice, il sospiro dell'oppresso. La religione è, tra l'altro, il compendio spirituale del mondo materiale. Quindi, che cosa succede? Testualmente, l'uomo è il mondo dell'uomo, stato, società. Questo stato, questa società producono la religione, una coscienza capovolta del mondo. La religione è quindi una coscienza capovolta del mondo, poiché essi sono un mondo capovolto, quindi lo stato, la società è un mondo capovolto, cioè non sono giusti, ok? La religione è la teoria generale di questo mondo, il suo compendio enciclopedico, la sua logica in forma popolare, il suo point d'honneur spiritualistico, il suo entusiasmo, la sua sanzione morale, il suo solenne compimento, il suo universale fondamento di consolazione e giustificazione. La religione è quindi l'oppio dei popoli, dice. La religione è l'oppio del popolo. È il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore. Quindi è la proiezione in termini di spiritualità di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. La critica della religione dunque è in germe la critica della valle di lacrime, di cui la religione è l'aureola. La critica della religione disinganna l'uomo affinché gli pensi, operi, configuri la sua realtà come un uomo disincantato e giunto alla ragione. Ok? Questo si ricollega quindi a un discorso, diciamo, illuministico, no? Di razionalità, di abbandono della religione, non solo di laicismo, ma di vero e proprio ateismo. E innanzitutto, compito della filosofia, continua Marx, la quale sta al servizio della storia, una volta smascherata la figura sacra dell'autoestraniazione umana, quello di smascherare l'autoestraniazione nelle sue figure profane. La critica del cielo si trasforma così in critica della terra, la critica della religione e la critica del diritto. Quindi qui si tratta non soltanto di capire che questo già l'aveva fatto Feuerbach, e lo avevano seguito anche Marx e i suoi seguaci di Feuerbach, che la religione è una estraneazione, autoestraneazione, un'alienazione dell'uomo che proietta fuori di sé ciò che egli rappresenta. Ma è qui, in questo passaggio, c'è qualcosa di più, di diverso. Di più di diverso è estraniarsi da... cioè, diciamo, è una proiezione di un mondo capovolto. Quindi c'è innanzitutto a capire che è la società in sé che è, da correggere, il mondo che è un mondo di sofferenza, di ingiustizia. Questo viene poi proiettato nel discorso religioso. Ma quindi bisogna non criticare la religione, ma criticare l'assetto mondano.